La rassegna stampa è offerta da GB Infissi, www.infissipersempre.it, a Nardò. Venerdì 4 marzo, buongiorno a tutti e benvenuti al nostro appuntamento con la rassegna stampa. Apriamo con il Corriere della Sera, tassi più alti contro l'inflazione, la previsione del Presidente della Banca Europea. L'America teme lo shock petrolifero, benzina oltre 1,6. La Banca Centrale Europea pronta ad aumentare il costo del denaro in aprile. Bombe sulle città ribelli, Obama a Gheddafi, via. La Corte Mondiale indaga su Raïs. Aerei da guerra di Tripoli hanno bombardato le città controllate dai ribelli. La Corte dell'AIA indaga sul colonnello. Il presidente degli USA, Obama, Gheddafi deve andarsene. Giallo sulla prescrizione breve, federalismo no delle regioni. Proposta sulla giustizia del PDL Vitali, Berlusconi non ne so nulla. La stampa, Obama rovesciate Gheddafi, l'Unione Europea vara il blocco dei beni, parte il ponte aereo e navale italiano, anche i traghetti privati in soccorso di chi scappa. Appello ai militari libici, il colonnello bombarda le zone petrolifere. In mare alla ricerca dei disperati in fuga, reportage al largo di Lampedusa di Federico Geremicca. Il governo dice no all'election day, buttati 300 milioni, niente accorpamento con il referendum. Gli amministrativi si terranno il 15 e il 29 maggio, mentre la consultazione sul legittimo impedimento acqua e nucleare il 12 giugno, insorge l'opposizione. Prescrizione breve, proposta del PDL, scatena il caos. Attenuanti per incensurati e over 65. Io non ne sapevo niente, il Premier sconfessa l'iniziativa di un deputato della maggioranza. Ghedini va ritirata subito, Alfano non la sostengo. Venezia, il gelo e la neve non rovinano il carnevale. Ieri 10.000 turisti per il giovedì grasso nella laguna imbiancata. Novara, la beffa del 17 marzo per i dipendenti del comune, il giorno di festa sarà tolto dalle ferie. Passiamo al Messaggero. Gheddafi bombarda i pozzi, raid aerei sul terminal petrolifero di Brega, Obama, il Raïs se ne vada. Al via le missioni italiane, Maroni, temo 50.000 arrivi. Petrolio, allarme della Banca Centrale Europea sui prezzi, possibile un rialzo dei tassi ad aprile. Roma, immobili comunali venduti e affittati al 20% del prezzo di mercato. In un dossier del Campidoglio sotto accusa gli anni 2001-2008. Prescrizione, scoppia un caso nel PDL, governo e maggioranza accelerano sulla giustizia. Giovedì la riforma in Consiglio dei Ministri. Norma salva Premier alla Camera, Ghedini la sconfessa, Berlusconi non ne sapevo nulla. Sul federalismo stop delle regioni, in bilico l'intesa di dicembre, Calderoli rispetteremo i patti. Aperta un'inchiesta a Roma, detenuta denuncia, io violentata in cella di sicurezza da due carabinieri. Corriere del Mezzogiorno, sanità, bocciate le assunzioni, la giunta è una sconfitta politica e non tecnica. Lavoratori soddisfatti a metà, dalla consulta no alle stabilizzazioni, ma restano le società interne. L'assessore Fiore difende i manager delle ASL, passi avanti grazie a loro. Maglie Leuca si farà, salvati i finanziamenti, ieri firmato l'accordo a Roma. Immigrati in Puglia, pronte ex basi militari nel Brindisino, sede USAF e pista di San Pancrazio. Ginosa, ancora 100 sfollati a causa del nubifragio. La Gazzetta del Mezzogiorno, accordo fatto a Roma, via libera alla 275, resta in piedi il ricorso degli ambientalisti, Vendola sotto tiro. Niente viadotto e solo due corsie nel tratto finale. Una tegola dopo l'altra sulla sanità pugliese, la consulta sulle internalizzazioni, Fiore, sconfitta politica. Stop alle assunzioni definitive dei precari, frenata sui concorsi per i nuovi manager ASL. Federalismo avanti e indietro, gelo dai governatori dopo il sì parlamentare al fisco municipale. Fini, niente elezioni nel 2011, ma il vero Premier è Bossi. Strappo delle regioni, patti non rispettati, salta l'accordo col governo. Prescrizione breve, giallo nel PDL sulla nuova norma salva Premier. Sciopero il 6 maggio, la CGIL passa all'attacco, 4 ore di stop, Landini, ecco il bluff di Marchionne. Azienda barese chiude, Unicredit sotto inchiesta, indagate 28 persone, si salva Profumo. La Basilicata sott'acqua, danni incalcolabili, disagi enormi per spostarsi. Obama alza il tiro contro Gheddafi, pronti alla guerra, l'Unione Europea blocca i beni. Serie A, calcio, stasera Lecce-Roma, i salentini provano a mettersi a riparo, sfida in giallorosso. La Gazzetta di Lecce, le ruspe avanzano sulla 275, ma il viadotto mostro non si farà. Accordo raggiunto a Roma con il ministro Fitto, in campo 288 milioni di euro. Il centrodestra gongola e il centrosinistra canta vittoria.
Nei 7 chilometri finali solo due corsie, rotatoria ridotta e piste ciclabili. E invece gli ambientalisti dicono no, confermano il ricorso e attaccano Vendola, un traditore. Fotovoltaico al setaccio, 62 impianti, blitz interforze a Ugento. Sandro Quintana va dal magistrato, il politico vuole chiarire la sua posizione in merito alle aste truccate. Violenza sessuale a Leverano, la bimba conferma le accuse al bidello. Ci spostiamo a Galatina, mafia e politica, sciogliete il consiglio. Infine il quotidiano, Maglie Leuca, c'è il via libera, governo, regione e provincia per le quattro corsie fino a Sandana, lavori entro la fine dell'anno. Buste di plastica verso la proroga, l'assessore Garrisi, stiamo valutando. Infila nella casa a luci rosse, blitz e denuncia per tre giovani lucciole domenicane. Mentre in via Cavallotti, inseguito e arrestato, giovane ladro di auto. Nella sanità, assunzioni solo a tempo, lo stop della Corte Costituzionale. Calcio, bello di notte, Lecce, provaci con la Roma. Stasera l'anticipo al Via del Mare, Decanio senza paura. Sanità, piazza pulita dei manager, chi vale resta. Tagli degli ospedali, l'assessore dà 2 settimane per prepararsi. Assunzioni nelle ASL, solo a tempo, illegittima la legge regionale, Fiore, chiederò subito un incontro a Fitto. I sindacati meglio così, ma noi non molliamo le reazioni. Tra i 600 esclusi dell'ASL Salentina, i lavoratori interessati al processo di internalizzazione sono circa 5.000 in Puglia. Fotovoltaico, niente limiti, per ora salta il tetto degli 8.000 MW, ma da giugno incentivi ridotti. Arriva il sì del Consiglio dei Ministri al nuovo regime per i pannelli, fino a maggio vige il vecchio sistema. Capone, Regione, manca una politica industriale che disciplini il sistema, ma valorizzi le fonti alternative. Sul delitto di Avetrana, il GIP russo tentò di intimidire Ivano, l'ordine degli avvocati ha avviato un'altra procedura disciplinare a carico del legale di Sabrina. Si infila nell'auto e scappa e viene arrestato. L'episodio in Viale Cavallotti, l'uomo ha approfittato delle chiavi lasciate inserite nel quadro da una signora per rubare un Alfa Mito. L'inseguimento in pieno centro tra la gente che passeggiava. Tre protocolli, un obiettivo, stare più tranquilli e sicuri. Vertice in prefettura domani con commercianti e farmacisti. Ci sarà anche Mantovano. Maglie Leuca, la svolta, infrastruttura strategica per sviluppo e lavoro. Il ministro Fitto, se tutto va bene, al via entro l'anno. C'è la firma, la 275 cambia, quattro corsie fino a Sandana. Il vertice a Roma, presenti anche Vendola e il presidente ANAS. Obiettivo centrato, viabilità e ambiente possono coesistere. Gli assessori Capone e Minervini. Palazzo Carafa, troppi contributi, che sperpero, attacco di Pankewicz al sindaco. Perrone, spese di rappresentanza solo 43.000 euro. Il consigliere sventola l'elenco dei fondi elargiti. Wi-Fi, l'università mette tutti in rete. Presentata ieri la rivoluzione informativa realizzata con un investimento complessivo di 600.000 euro. Calcio Under 17 per sport e anche per turismo. Tre gli stadi interessati, quelli di Lecce, Casarano e Nardò. Il Salento ospiterà dall'8 al 15 marzo la fase finale dei campionati europei, una vetrina importante. Tra figli, mutui e bollette, un miracolo sopravvivere. Pulizia nelle scuole in provincia, i disagi di 1.200 lavoratori. Nessun complotto voleva difendere la figlia. L'avvocato difensore esclude un accordo in famiglia per uccidere il cinquantenne Antonio Ingrosso. La madre ha solo cercato di tenere fuori la ragazza, la giovane ha visto il corpo esanime del padre, nient'altro. Torchiarolo come conio, arrivano gli esperti del RIS per le indagini. Copertino, bancario arrestato, controlli sui clienti. Oggi l'interrogatorio dopo il blitz antidroga in casa, al setaccio tutti i nomi della lista. Galatone, decine di clienti, blitz nella casa a luci rosse, in tanti in coda nel centro storico, denunciate tre donne domenicane. Casarano, da uno sgarro al boss il duplice omicidio, nei racconti dei pentiti il possibile coinvolgimento del clan padovano nelle due lupare bianche. Chagall, l'artista dei voli e dei sogni, al castello Carlo V di Lecce. Concludiamo con la pagina sportiva. Lecce è la tua notte, stasera al Via del Mare di scena la Roma dell'ex Vucinic, Olivera e compagni sognano il colpo grosso. Tornano Giacomazzi e Vives, doppio Tomovic. Teme cali di tensione, ho grande fiducia nei miei ragazzi. Per la rassegna stampa è tutto, a più tardi con il TG, buona giornata. La rassegna stampa è stata offerta da GB Infissi, www.infissipersempre.it a Nardò. La cura dei particolari, una scelta importante. GB Infissi, porte e finestre per sempre. Chiama al numero verde 800 98 77 08. GB Infissi a Nardò. www.infissipersempre.it.